Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, giovedì 3 gennaio. Vediamo quali sono i temi fondamentali della giornata. Intanto, il tema ovviamente politico di giornata è la cosiddetta sfida dei sindaci a Salvini. Questo mi sembra sia il titolo del Corriere della Sera. Il titolo oggi forse più azzeccato è quello del giornale, che pur non essendo un giornale filo governativo, anzi tutt'altro, non si può dire che Sallusti sia stato tenero con il governo. Beh, insomma, il titolo del giornale di oggi è Disobbedienza incivile. Buongiorno a Gerardo, intanto, che vedo che si è collegato sulla pagina Facebook. Disobbedienza incivile sarebbe quella di Orlando, sindaco di Palermo, di De Magistris, sindaco di Napoli, di Pizzarotti, sindaco senza prove contrarie di Parma, e di Nardella, tra l'altro un bravo sindaco di Firenze. Sala invece sarebbe sul chi va là, e ci sarebbe qualche altro sindaco che vorrebbe aderire a questa protesta nata a Palermo di non rispettare il decreto sicurezza fatto da Salvini. In un paese normale, quello che tanto evocano il Corriere della Sera, che evocano i miei amici del Foglio, in quello in cui evoca forse Repubblica, si mandano i carabinieri da questi sindaci. Chiaro, si mandano i carabinieri. Cioè, se un sindaco non rispetta una legge nazionale, si manda il carabiniere, il poliziotto, e si commissaria quel sindaco, così come si è tenuto in galera il sindaco di Riace, a buon, come possiamo dire, monito di quello che cacchio vuol dire in un paese normale prendersela con la dittatura supposta di Salvini e di Di Maio, e invece tollerare con la punta di penna e di piedi il fatto che Orlando, sindaco inutile di una città inutile, non perché siano inutili i palermitani, ma perché è governata con i piedi, così è governata sia Palermo sia Napoli, e non è una questione di politica, perché Milano, che è governata da un sindaco di sinistra, è governata bene. Palermo basta andarci, a Napoli basta andarci, e si vede che sono state governate molto peggio di come i cittadini si meriterebbero, che peraltro hanno votato questi sindaci, quindi se li tenessero, anche se, come spesso i napoletani che si collegano alla zuppa mi fanno notare, molto pochi sono stati i voti che De Magistris alla fine ha preso in questo sistema elettorale dei sindaci, che ricalca un po' quello francese, per cui Macron può diventare Presidente della Repubblica francese col 20% dei consensi al primo turno, e più o meno è quello che è riuscito a fare, sono riusciti a fare questo mito dei sindaci che sono lì dalla prima repubblica. Allora, in un paese normale oggi io mi sentirei dire che Orlando e De Magistris sono dei fuorilegge, sono dei criminali, così come tutti quei cittadini italiani che non rispettano le leggi. Tra l'altro, mi viene molto da ridere, proprio ieri i giornali facevano delle marchette così a Mattarella, oggi lo notano sia Belpietro, sia Travaglio, sia tanti altri. Buongiorno a Luca che ci sta guardando. Facevano delle marchettone, no? Quirinalizie, quanto è bravo il presidente. E oggi sembra mettere in relazione la questione di Orlando a quello che ha detto ieri il presidente della Repubblica, ma con un piccolo problema che non mi è del tutto chiaro e che forse non è chiaro a voi. Qualcuno lo nota oggi sui giornali, ma scusatemi, è lo stesso presidente della Repubblica che in fretta e furia ha ratificato il decreto sicurezza? Se questo decreto sicurezza fosse incivile, illegale, incostituzionale, contro i diritti dell'uomo, contro i diritti di libertà, contro le minoranze, lo stesso Presidente della Repubblica che ieri vi avevate detto che era un fenomeno ha controfirmato quella legge? Lo stesso Presidente della Repubblica che poteva non controfirmarla? Lo stesso Presidente della Repubblica che negli anni precedenti al Quirinale tante leggi non le ha firmate? Bene, ieri era un mito il Presidente della Repubblica. Oggi voi siete dei criminali, perché siete contro lo Stato italiano e anche contro il Presidente della Repubblica a cui ieri facevate le pippe. Beh, insomma, io la trovo incredibile questa storia della disobbedienza incivile. Tra l'altro lo nota bene anche Nordio, l'aveva già scritto sul Messaggero, oggi dice: guardate che Antigone, questo mito di Antigone, no? Il problema è che il mito di Antigone si reggeva su due presupposti, scrive Nordio, che non vi riguardano, caro Orlando, caro De Magistris, e sapete quali sono? Il primo è che c'era una dittatura, e oggi non mi sembra che questa sia una dittatura. Tra l'altro, come ho detto un secondo fa, quella legge è stata votata anche dal Parlamento ed è stata controfirmata anche da Mattarella. Ma in più, oltre al fatto che, a differenza di Antigone, questa non è una tirannia, Antigone pagava le conseguenze della propria ribellione.
mentre voi scappate, vigliacchetti De Magistris, che vuole che il suo debito, cioè il debito dei napoletani accumulati nei 20 anni precedenti, ce lo paghiamo noi. I Raggi, che vuole che tutto il casino delle multe, delle buche, e in questo caso, grazie a Dio, la Raggi non è tra questi sindaci, ma che venga pagata noi. Sono tutti bravi a fare i fenomeni, poi dobbiamo pagare tutti quanti noi i casini che voi sindaci avete commentato. Françoise ha ragione, auguri Françoise, come sempre esplicito Nordio, che prende la vicenda per le corna giusta. Giannini oggi ovviamente non può non ridere quando sta difendendo questi sindaci, anche perché dice: nessuno si sogna di accostare Orlando a Gandhi, perché questa idea della difesa, no? Ma in realtà questi fanno finta di fare i disobbedienti, come Riace, come il sindaco di Riace. Questi devono andare in galera oppure devono essere perseguiti con il codice di procedura penale, come se lo sono io se non rispetto una legge di questo paese, chiaro? Straordinario come sempre Bekis oggi sul Tempo, che poi dice: ragazzi, ma di che stiamo parlando? Alla fine sapete chi sarà a pagare di questa disobbedienza, di questi fenomeni della politica, di Orlando, cioè noi parliamo di Orlando e di De Magistris, vabbè, di Orlando e di De Magistris, sai alla fine chi pagheranno? Saranno i loro funzionari, cioè i loro funzionari, che sono persone che prendono 1500, 1800, 2200 euro al mese e che non hanno nessuna visibilità politica pubblica e devono soltanto rispettare leggi come normale. Se non rispettano queste leggi verranno messi in galera i funzionari di Orlando e di De Magistris. Complimenti, vigliacconi, vigliacconi. Nel frattempo parliamo di altre questioni, diciamo un po' più più tecniche sul reddito di cittadinanza. Il pezzo oggi forse migliore, perché ci avviciniamo alla data del 9-10 gennaio, quando si dovrebbe capire i dettagli di questo reddito di cittadinanza. Partiamo subito dall'idea che, secondo la stampa, il reddito medio di cittadinanza sarà di 498 euro. Vedremo un po' come loro potranno calcolarlo, ma mi sembra molto strano che oggi si possa dire quale sia il reddito medio. Quello che Il Sole ci dice è che ci saranno 10 tappe burocratiche per ottenerlo. Si parte il primo marzo, cioè il primo marzo 5 milioni di potenziali beneficiari del reddito di cittadinanza dovranno presentare la domanda alle poste. Le poste diventano coloro che ricevono la domanda dei potenziali 5 milioni. Poi entro un mese ci sarà una verifica dei requisiti, ve li ricorderete, quelli ISEE, cioè quelli di non avere un lavoro, quelli di non avere un reddito, quelli di non avere soldi, quelli di non avere una casa, in sostanza questi dettagli poi li vedremo quando sarà fatta la legge. E questa verifica dei requisiti non verrà fatta ovviamente dalle poste, che è una società quotata in borsa, ma dall'INPS, che è una società pubblica, quella di Boeri. Una volta che sarà fatta questa verifica e tu avrai il timbro dell'INPS che hai diritto a questo reddito di cittadinanza, potrai andare alle poste e le poste ti daranno una card con l'importo che ti spetta. E voi direte: tutto questo entro il 30 di aprile, speriamo che avvenga e che i controlli si possano fare. Sono evidentemente solo controlli cartacei quelli che si faranno fino ad ora. Poi dopo, ovviamente, secondo AUG Gabriele, secondo la legge che istituisce questo reddito di cittadinanza, bisognerà far parte di questa sistema di formazione, che potranno farlo o centri formativi oppure anche le imprese, e questo è molto giusto, cioè un'impresa sostanzialmente prende una persona che ha questa card e retribuisce e forma questa persona per poi assumerla. Se dovesse assumerla avrà anche degli sconti. Diciamo che questa parte aziendale è molto interessante, la parte dei centri di formazione che devono formare questi 5 milioni di persone io la trovo piuttosto faraginosa, così come non ho ancora letto oggi che cosa succede, non tanto se uno rifiuta i posti di lavoro, perché qua mi sembra chiaro che la terza richiesta può essere fatta da tutta Italia, quindi tu ti devi spostare in tutta Italia, non ci sono più i 50 chilometri e non c'è più neanche la congruità delle tue esigenze. Ma l'altra cosa fondamentale che non trovo sono i lavori socialmente utili. Vorrei vedere questi 5 milioni di italiani che si metteranno a pulire le strade per 8 ore alla settimana. Una fesseria sarà soprattutto al sud, dice Françoise. Dalla Florida Maria Claire, ciao e buongiorno anche Giuseppe. Barbara Martina, ciao, sarà lì a fare fatture elettroniche come una matta, come tutti noi di quest'ora.
Sull'altra questione del reddito di cittadinanza vi segnalo la verità che invece dice due cose. La prima è che nessuno nel 2019 avrà la pensione di anzianità, quella che avrebbe dovuto portare le pensioni più basse a 780 euro. E la verità di Belpietro sostiene che non c'è la norma e non ci sono i fondi per poterlo fare nel 2019. Inoltre hanno calcolato che ci saranno 200.000 famiglie straniere almeno da 5 anni residenti in Italia che otterranno questa che otterranno il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza solo per gli stranieri vale 1,2 miliardi, quindi su 6,1 miliardi appostati per il reddito di cittadinanza, un quinto di questi, un sesto di questi miliardi andrà a cittadini stranieri che si trovano in situazioni di disagio e senza lavoro. Io ci metto la mano sul fuoco che molti di questi saranno lavoratori in nero, ma così è, se vi pare. Due pezzi, secondo me, molto divertenti, che sono in due giornali diversi. Il primo è quello su Grillo, che starebbe per il re Mide del web, avrebbe perso il suo tocco nel suo discorso del cavolo, di quel cretino di Grillo. Io considero un cretino, molto furbo, ma un cretino da un punto di vista, per noi giornalisti, che vuole essere, noi dovremmo essere vomitati, dovremmo essere mangiati e vomitati. A me mi fa ancora orrore, mi fa orrore Grillo, ma non fa orrore agli italiani, grazie al cielo. Però la sua commedia sulla rete funziona meno bene, la sue cagate che dice sulla rete, soprattutto alla fine dell'anno, no? Grillo che parla al popolo, l'altro giorno che ha fatto la sua faccia della minchia sul corpo da culturista, beh, insomma, sta avendo molti meno like, ed è il suo sito, che era tra i siti più visti del mondo secondo la rivista Forbes, ha perso in un anno 30.000 posizioni. Questo lo scrive oggi il giornale, e io godo, perché io trovo Grillo una crescenza, non della democrazia, ma dell'intelligenza. Duro con Grillo? Sì, è il minimo che un giornalista possa essere nei confronti di uno che ti insulta, ad alimentato una serie di troll sulla rete che dicono solo 4-5 parole d'ordine, non so, pennivendoli, venduti, vi togliamo i soldi pubblici che non abbiamo, tutte queste robe qua del nazi comunista dopo Retta, come dice Luca Lucio ora. E l'altra cosa incredibile invece non riguarda Grillo, riguarda Salvini, e lo fa invece il Foglio, e cioè è andato a vedere che molti lo stanno defollowando, cioè un modo brutto per dire che lo seguono di meno su Facebook. Da 16 a 8 milioni sono le interazioni che ci sarebbero state negli ultimi mesi del capitano su Facebook. Ultime due questioni di Italiane. Boccia dice: facciamo ripartire i cantieri, ci sono 400.000 persone che potrebbero lavorare. Chiedo e mi chiedo soltanto a Boccia perché allora è così contraria alla sua organizzazione dei costruttori edili a quel comma 912 della finanziaria che permette ai sindaci di fare appalti e velocizzare gli appalti senza gara fino a 140.000 euro, piagnucolando che in questa maniera ci saranno molte corruzione? Come mai? Sei tu un'escrescenza, dice Francesco Russo, sì, può essere, però a differenza tua io non perdo il tempo a guardarmi, sei tu che stai guardando, beh, geniale Francesco, sempre ogni volta arriva questo cretino qua. La BCE invece commissaria Carige, e questa invece è una notizia importantissima, cioè una banca italiana che è commissaria, fanno fuori tutto il consiglio di amministrazione, anche se i commissari erano già nel consiglio di amministrazione, tra questi c'è Innocenzi e Modiano, la commissaria, e sostanzialmente non vengono più, vengono azzerato il valore delle azioni e per il momento è di 5 miliardi di obbligazioni. Contenti voi, contenti tutti. È una delle banche in più che salteranno. Vedremo, chiede qualcuno, mi sembra Manacorta, che cosa su Repubblica. Finalmente il governo ieri si è accorto di questo gran pasticcio, che è un gran pasticcio ovviamente ereditato dal passato e dalla gestione ligure e locale, localissima della Carige. E la realtà è che questi della Banca Centrale Europea vogliono che là dentro si mettano 400 milioni di euro freschi. Chi li metterà? Voglio proprio vedere chi sarà. Nessuna conseguenza per i correntisti, cioè chi ha i soldi depositati là non dovrebbe correre problemi, anzi non corre problemi secondo il sistema italiano. Daily Mail oggi, il giornale popolare, il tabloid inglese, ha in prima pagina una grande approfondita informazione sul fatto che attraverso l'alito, attraverso il nostro respiro, si potrà individuare
fare se noi si è malati di gravi malattie tumorali. Invece di fare importanti invasive analisi, basterà sentire il vostro alito. Andiamo bene. Meglio non prendere troppo aglio. A parte le battute, il Daily Mail, come tutti i giornali inglesi, spesso sulle questioni salute sanitarie, non dico che diano fake news, ma ci vanno un po'. Come possiamo dire? Salvini è seguito da 3 milioni di italiani, è ovvio che non tutti possono appiccicare da Facebook. Guarda, già subito il falso che si arrabbia sul fatto che il Foglio abbia contestato l'engagement. Sta dicendo semplicemente che nel passato aveva più engagement di oggi, ma perché sempre contestare tutto? Così come ha detto che Grillo, permettetemi, io lo considero un'escrescenza, su Salvini, se il Foglio dice sta roba, io ho motivo di credere che sia vera, anche se so perfettamente che il Foglio, se può dar contro a Salvini, lo dà con grande gusto. La sua è una speranza. Lunedì siete pronti? WWQR? No, siamo pronti, prontissimi. Quarta Repubblica parte lunedì, quindi mi raccomando, non prendete appuntamenti, perché il 7 di gennaio riparte la trasmissione in prima serata di Rete 4. Ciao!